La costruzione della brand identity è molto importante per le aziende perché crea una relazione emozionale costante e continuativa con il cliente. E adesso andiamo a vedere un particolare modello di brand identity e soprattutto come possiamo usarlo nel nostro lavoro. Oggi vediamo insieme il prisma di Kafferer per la brand identity. La brand identity è l'identità del tuo brand, quindi come lo riconosciamo, come ci poniamo con il tuo brand. Secondo Kafferer ci sono sei elementi per la brand identity. Prima di tutto il physique. Cosa vuol dire? Gli elementi visivi di un marchio, come ad esempio per la Coca-Cola il rosso, che è immediatamente riconoscibile. Poi c'è la brand personality, la personalità del brand, il brand visto come una persona, quindi può essere un brand amichevole oppure formale, può essere un brand avventuroso, può essere un brand ribelle. Qual è la personalità del brand? È molto importante perché poi il brand, soprattutto oggi, deve comunicare con le persone tutti i giorni. Sui social media, ad esempio, e quindi devo farlo in un certo modo, con una certa brand voice. Poi c'è la culture, la cultura. Quali sono gli aspetti culturali fondamentali che contraddistinguono il brand? Ad esempio, per la Coca-Cola è la felicità, è il divertimento. Per l'Harley Davidson è la libertà, ad esempio, per Volvo è la sicurezza. Quindi ogni cultura ha dei suoi valori su cui si basa il brand. Poi c'è la relationship, la relazione che il brand vuole instaurare con i clienti o con i potenziali clienti, molto molto importante. Cosa succede quando un prodotto non funziona e il cliente chiama il customer service? Come tratterà il customer service il cliente? Oppure quando un cliente fa una domanda online su social media, su Facebook ad esempio, come verrà trattato? E che tipo di risposta verrà data? Verrà data una risposta? Tutto questo è la relazione che noi creiamo con un potenziale cliente o un cliente. Poi c'è la self-image, molto importante, molto difficile da costruire, cioè l'immagine che la persona ha o costruisce di sé una volta che utilizza un prodotto. Prova a pensare a Harley Davidson. Harley Davidson non sono certo tutti componenti di gang motociclistiche, anzi, spesso sono commercialisti, dottori, avvocati, che vogliono sfuggire da un certo tipo di vita per un momento, no? Ed entrare in un altro tipo di vita, un po' più avventurosa. Quindi vogliono sentirsi ribelli, vogliono sentirsi liberi. Questo è il self-image, quindi dobbiamo sempre pensare come vogliamo che le persone si sentano quando utilizzano il nostro prodotto. E poi c'è la reflection, sono le aspirazioni del pubblico di riferimento, un po' gli stereotipi che poi vengono utilizzati ad esempio per le campagne pubblicitarie. Certo, le aziende hanno tanti tipi di clienti, però ricordiamoci che c'è sempre un cliente eccellente, un cliente ideale, potremmo definirlo la buyer persona in un certo senso, che ha delle caratteristiche particolari su cui si riflette il brand. Questi sei fattori come ci possono aiutare? Beh, sicuramente se siamo una multinazionale dobbiamo usare tutti, no? La nostra brand identity è fatta da queste sei componenti e quindi dobbiamo monitorare, ad esempio, sui social media, piuttosto che nelle partnership con altri, che il logo venga utilizzato in un certo modo, dobbiamo utilizzare la nostra brand guide, dobbiamo condividerla con altri, eccetera. Se siamo dei liberi professionisti o delle piccole aziende, beh, vediamo alcuni esempi su come possiamo utilizzarlo. Il physique, ad esempio, è un po' difficile da utilizzare, nel senso che ci vuole una grande ripetizione perché la persona inizia a associare, ad esempio, un colore a noi. Certo, se il settore è piccolo, possiamo farlo giocando anche un po' col logo. Alcuni loghi particolari in un settore piccolo, dopo un po' ci rendono riconoscibili, quindi quello sicuramente può essere utilizzato. La personality è fondamentale, dobbiamo creare la nostra brand voice. Questo è un punto che è veramente importante, soprattutto oggi dove il consumatore cerca un'interazione costante con il brand. Legato a questo c'è la relationship, quindi osserva come tu ti poni con le persone. Se sei un libero professionista, ad esempio, rispondi ai preventivi, anche semplicemente quanto tempo ci metti a rispondere a un preventivo, no? Anche quello è brand identity in un certo senso. Oppure,
come rispondi a una lamentela, una critica? Anche quello è un modo per creare brand identity, soprattutto se tutti vedono come tu rispondi. La self-image e la reflection sono un po' più difficili da creare, no? Perché come facciamo a definire come si sentirà la persona quando utilizza il nostro prodotto? Però questo ci può aiutare, ad esempio, a definire dei messaggi che possono aiutare la persona a vedersi in un certo modo e quindi attirare anche le persone giuste. Ad esempio, i corsi della Content University sono per i professionisti che vogliono andare a un altro livello, no? E quindi il professionista che compra un nostro corso che è molto approfondito si sente un professionista che è arrivato a un altro livello. Questo è il messaggio che noi diamo. E sicuramente questo ti aiuta anche a essere più in linea con la vera persona, essere sempre consapevole del cliente ideale che tu hai e che vuoi attirare. Questo ti aiuta anche a creare una brand identity più focalizzata. Prova a guardare questo prisma e guarda dove sei tu, se sei coerente oppure il tuo team è coerente, se sei in un'azienda o una multinazionale, se ci sono delle sbavature. Spesso, soprattutto con le comunicazioni sui social media, è facile che nella creazione di silo comunicativi qualcuno vada un po' fuori dalla brand identity, quindi è meglio tornare dentro, perché la brand identity deve essere sempre coerente.